Ben trovati! Oggi prepareremo patate e piselli su carta fatta al microonde. È una sorta di patate al cartoccio, con la variante che non useremo i fogli d'alluminio, ma useremo la carta fatta che ho già presentato in altre ricette. La carta fatta è adatta ovviamente alla cottura al microonde, vedete, fino alla massima potenza. È una carta quasi miracolosa, infatti resiste alle altissime temperature, ai vari sistemi di cottura, addirittura si può usare anche nel forno tradizionale. Vediamo un po' come procedere. Diciamo che gli ingredienti sono ovviamente le patate, i piselli e una ciotola dove ho già messo salvia, rosmarino e cipolla. Le dosi di patate e piselli, beh, dipende da quanti siete, esatto, perché diciamo che le proporzioni, le patate devono essere il doppio dei piselli. In questa ciotola ho 300 g di patate e qua 150 g di piselli. Oltre alla carta fatta useremo nella cottura questo string, vedete, questo è proprio per chiudere poi il sacchetto. La particolarità è che questo string è elastico, quindi per facilitare la fuoriuscita del vapore dal saccoccio, lui si dilaterà facendo appunto uscire l'aria calda. Sia la carta fatta che gli string potete acquistarli dappertutto, anche nella mia pagina Amazon di Fantasia e Cucina. Vi ricordo a riguardo che potete trovare tutte le indicazioni anche della videoricetta sul mio sito fantasiacucina.it e sui social Facebook, Pinterest, Instagram e Twitter. Trovate tutti i link nella info box, cioè nella descrizione di questo video. Io ho già provveduto a versare un filo, ma giusto un filo d'olio sulle patate e un po' di sale. Poco, poi eventualmente lo potete aggiungere anche a fine cottura. La cottura come procederà in microonde? Procederà, dovete programmare 700 watt per 6 minuti. Dopo i primi 2 minuti, facendo molta attenzione, scuotete leggermente il sacchetto per spostare un po' il contenuto all'interno e cuocere tutto alla meglio, ok? La cosa più difficile di questa cottura non sono i tempi, non è la preparazione degli ingredienti, no, è riuscire a preparare il cartoccio. Ecco qua, io ho già tagliato un foglio di carta fatta. Ora facciamo un po' di spazio sul tappetino che uso come piano di lavoro, adagiamo il foglio qua, così, prendiamo le patate e le mettiamo al centro, vedete che sono unte perché, come vi ho detto, ho già messo un filo d'olio d'oliva e una spruzzatina di sale. Lasciamo l'olio che è sulla ciotola, lasciamolo lì. Si vede che sono sardo? Magari si sente anche, e lo so, l'avete pensato. Ora mettiamo anche i piselli, così. Perfetto. E anche le cipolle con il rosmarino e la salvia. Perfetto, ok. Adesso, prendendo i lembi della carta fatta, così, cerchiamo di comporre una specie di sacchettino. Dobbiamo stare attenti a prendere tutto. Esistono
fonte di carta fatta anche i sacchetti già pronti. Io però uso la carta così in rotolo perché la posso adattare alle dimensioni di quello che devo preparare, perché i sacchetti ovviamente hanno diverse misure e magari al momento non mi ritrovo quello più adatto per la mia preparazione. Come vedete, io nel frattempo ho chiuso il sacchetto così, come una normale fascetta. Avete presente quelle per i cavi elettrici? È uguale, qua c'è un forellino, va infilato questa parte e poi si stringe. Non stringetelo del tutto, cioè non deve essere proprio ermetico. Vi ricordo che questo, essendo elastico, vedete, si dilaterà per far uscire il vapore dall'interno. Dove dovete adagiare il pacchetto così confezionato? Direttamente sul piatto girevole. Il mio modello di microonde non ha il piatto girevole, è un modello che ne è sprovvisto, quindi lo adagerò direttamente sul fondo. Allora, la cottura è ultimata. Come vedete, stanno ancora fumando. Io ho adagiato il sacchetto, l'ho aperto, fate attenzione quando lo aprite per il vapore, anche se non è, se comunque sfiata durante la cottura, è sempre molto molto caldo, quindi massima attenzione. Ho adagiato il sacchetto su un contenitore e ora vado a svuotarlo così. Ecco qua. Benissimo. Guardate la carta fatta come resta perfetta. Abbiamo ancora un po' di pisellini, li facciamo scendere. Ecco fatto. Resta davvero perfetta anche dopo la cottura. Ovviamente non riutilizzatela, anche se comunque si potrebbe. Questa va buttata. Ok, ecco qua le patate, i piselli fatti così al microonde. Si sente anche un bel profumo anche di cipolla, poi ci sono tutte le erbette e sono perfette. Un ottimo contorno a un piatto di carne o a quello che volete voi. Grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima ricetta. Buone patate a tutti!